Oggi vi parlo di cosa c'è all'interno di questa scatoletta, forse l'avete letto anche dal nome, sto parlando di Google Home Mini, ovvero il più piccolo ed economico assistente vocale per la casa di Google, ma c'è un ma molto grosso. Il motivo per cui probabilmente non dovete comprare questo Google Home Mini lo sapete già, ovvero il fatto che ad oggi questo dispositivo per la guida domestica, l'assistente domotico e tutto quello che volete non parla ancora la nostra lingua, parla solo l'italiano, l'avevamo già ripetuto a lungo prima dell'arrivo di Assistant in italiano. L'arrivo di Assistant su Google Home Mini è una cosa, e su Google Home in generale, è una cosa del tutto separata. Iniziamo a parlare di come è fatto questo prodotto. È molto più piccolo di Google Home, ha una base in plastica gommata in modo da non scivolare mai. La parte superiore invece è ricoperta in tessuto e sotto ci sono quattro LED colorati che principalmente però funzioneranno nella colorazione bianca. È sensibile al tocco, infatti toccandolo sulla destra o sulla sinistra potrete abbassare o alzare il volume della sua voce. Sul retro è presente una porta micro USB, nella confezione viene fornito anche un alimentatore, in questo caso nel nostro abbiamo preso in Inghilterra con la presa UK, e sempre sulla base lateralmente c'è un piccolo switch che se attivato manda il Google Home in modalità non disturbare, ma più che non disturbare in modalità non vi ascolto, infatti spegnerà i suoi microfoni e i LED diventeranno arancioni. Che cosa può fare Google Home Mini? Google Home Mini può fare tutto ciò che può fare Google Home, quindi quello che avevamo mostrato 6 mesi fa, più tutto quello che la piattaforma di assistenza vocale di Google ha imparato negli ultimi 6 mesi. Le funzionalità sono le più disparate, informazioni sui viaggi, sul meteo, sulle personalità, sui posti, ricordare dove abbiamo messo qualcosa, far partire un timer, impostare una sveglia, informare altre persone all'interno della casa parlando attraverso i vari Google Home, e anche ovviamente controllare tutti i vari dispositivi della domotica, quindi luci, speaker o quant'altro vi venga in mente. Potete anche associare al vostro account Google Home delle applicazioni, dei software per riprodurre la musica, per esempio Play Music o Spotify, e il vostro Google Home, anche il vostro Google Home Mini, ovviamente riconoscerà più persone associate allo stesso dispositivo in base alla sua voce, quindi imparerà quali sono i vari componenti della famiglia e riprodurrà il suo account di riproduzione streaming video, il suo account musicale. Ma perché vi parlo di musica? Perché esattamente come il Google Home più grande, anche questo Google Home Mini permette di riprodurre brani musicali. Ma andiamo con ordine, vi faccio ascoltare tutta una serie di demo, tutta una serie di funzioni per darvi un po' un'idea di quello che si può fare col Google Home Mini, ovviamente in inglese. Hey Google, please lose yourself to dance. Okay, Lose Yourself to Dance by Daft Punk. Here it is on Spotify. Okay, Google. What album is this from? This is the album Random Access Memories by Daft Punk. Hey, Google. Play that album. Okay, here's some music on Spotify. Okay, Google. Flip a coin. All right. It's heads. Okay, Google. What's the time in London? The time in London, UK is 9:51 a.m. Okay, Google. How do you say aubergine in Korean? Okay, Google. How much is 100 euros in dollars? 100 euros is approximately 117 United States dollars and 91 cents. Okay, Google. Stop the music. Okay, Google. Set an alarm for 8 a.m. tomorrow morning. Done. Your alarm's set for tomorrow at 8 a.m. Okay, Google. Cancel my alarm. All right, I canceled it. Okay, Google.
How do I make pizza? Okay, I've got a recipe called Quick and Easy Pizza Crust from All Recipes. This recipe serves 8 and takes about 30 minutes to make. Does that sound good? Nope. No problem. To choose a different one, just use Google Search to find a recipe on your phone and tap the Send to Google Home button below it. Okay, Google. What's the traffic like on the way to work? On your way to work, traffic is light as usual. It is 18 minutes by car. You can see the full directions on your phone. Okay, Google. How tall is Brad Pitt? Brad Pitt is 1.80 meters tall. Okay, Google. What country is Reykjavik in? Reykjavik is in Iceland. Okay, Google. What does the dog sound like? A dog sounds like this. Okay, Google. How far is IKEA from here? If you drive, IKEA Firenze is 28.1 kilometers away. Okay, Google. Give me a quote. Alfred Tennyson once said, "Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering, it will be happier." Okay, Google. Give me a loved one. Yano Sarani said, "In dreams and in love, there are no impossibilities." Okay, Google. How much is a round-trip flight to New York? Upcoming round-trip flights from Florence to New York City start at 386 euros. Do you know what dates you'd like to fly? Okay, Google. Turn on the lights in studio. Sure, turning the Mi LED desk lamp on. Okay, Google. Turn on Mi Box 3. Okay, Google. I am your father. I'm sorry, I'm not Luke. This is kind of awkward. Okay, Google. Who let the dogs out? It wasn't me. Okay, Google. You know nothing. Jon Snow. Okay, Google. Make me a sandwich. Today's special, 7200 RPM SATA with Lima binary dressing on toasted circuit board. Sounds good. Okay, Google. Up, up, down, down, left, right, BA, start. You destroyed the vile red falcon and saved the universe. Consider yourself a hero. Okay, Google. It's not my birthday. You know what? I think it's fine to celebrate you any day. Okay, Google. Are you Skynet? No way. I like people. Skynet hates people. I rest my case. Okay, Google. What am I thinking? You're thinking, if my Google Assistant guesses what I'm thinking, I'm going to freak out. Come vi accennavo prima però, come anche è scritto qui sulla confezione, vengono riportati alcuni brand, appunto per esempio Spotify, questo dispositivo può anche riprodurre la musica. Questo è un grandissimo plus, inizialmente si pensava che la differenza con Google Home sarebbe stata il fatto che questo non avrebbe prodotto la musica e l'altro sì, invece anche questo riproduce la musica. C'è una differenza abissale, ovvero per il prezzo a cui viene venduto la qualità audio è decisamente accettabile, vale come uno speakerino da 50 euro e forse meno che potreste comprare su Amazon, non c'è assolutamente paragone con il Google Home classico che invece ha una qualità audio strepitosa. Questo dispositivo ha una totale quasi assenza di bassi e anzi nelle canzoni con più bassi si assiste al problema dell'abbassamento del volume, perché in pratica il vostro Google Home Mini è come se stesse riproducendo i bassi ma non ce la fa, e quindi in sostanza tutte le altre frequenze si abbassano perché poi nel brano originale appunto c'è uno schiacciamento dei suoni per colpa appunto dei bassi. Vi faccio sentire appunto una clip audio, un paio di clip audio di questo Google Home Mini e poi subito dopo anche
un rapidissimo confronto con Google Home, ovviamente filtrato attraverso il microfono della nostra videocamera, però insomma dovreste capire un po' il senso. Ebbene, vale la pena comprare Google Home Mini? La risposta è ovviamente no, come la risposta era no per la stessa domanda relativa al Google Home. In questo caso però spenderete meno, rischierete meno. Noi l'abbiamo pagato $49 da Londra, che è il prezzo ufficiale a cui viene venduto, in cui viene venduto nel Regno Unito. Sicuramente se volete sperimentare, non, per voi non è un problema parlare in inglese, questo dispositivo per testare l'assistente vocale della casa per la casa in inglese è sicuramente più consigliato rispetto a un Google Home, a meno che non foste alla ricerca proprio anche di un prodotto per ascoltare la musica. Per tutti gli altri, questa spero che possa essere quantomeno un'anteprima di quello che arriverà in futuro, quando anche la lingua italiana arriverà da noi. Non vi emozionate troppo per il fatto che l'assistente parla in italiano sul vostro smartphone, perché al momento per il nostro paese non c'è una tempistica chiara per quanto riguarda il Google Home Mini in italiano o il Google Home in generale in italiano. La notizia buona è che comunque Google ha dato la possibilità a tutte le varie aziende che rendono compatibili i loro prodotti con Google Home di tradurre le azioni, ovvero le frasi per attivare le varie funzioni, anche in italiano. Quindi comunque l'azienda Google sta lavorando, non sappiamo però ancora quando sarà pronto. Per questa recensione di Google Home Mini è tutto, un saluto da Emanuele Cisò.